Che cosa ha voluto significare formare questi giovani artisti per un evento così importante per la città di Palermo? Intanto la rinascita. Questo per noi è un evento particolarmente, diciamo, intenso, perché vede 160 ragazzini tutti insieme. Abbiamo operato una selezione tra i ragazzi della Kids Orchestra e della Youth Orchestra, che formeranno l'orchestra, e poi ci saranno i ragazzi della cantoria, del coro di voci bianche e il coro arcobaleno della Fondazione Teatro Massimo. Insieme, diciamo, cantiamo alla rinascita. Sono stati 2 anni in cui noi ci siamo esibiti prima in digitale, poi in piccoli gruppi, poi abbiamo ripreso i concerti in teatro, però il rapporto col pubblico è stato, diciamo, a singhiozzo. In questa manifestazione, per noi, oltre che celebrare, diciamo, la protettrice di Palermo, per noi è proprio un grido alla rinascita, alla nostra, diciamo, a recuperare il nostro territorio e il nostro rapporto col pubblico. Le formazioni giovanili non saranno solo alla cattedrale, ma anche a Porta Felice, quindi accompagneranno il pubblico in tutto il percorso di questo carro. Sì, diciamo, noi segniamo un po' l'inizio e la fine, diciamo, del corteo, all'inizio in cattedrale con il videomapping sulla vita della Santuzza, e invece a Porta Felice sarà, diciamo, una prima parte dedicata a un corteo funebre, e poi segneremo la parte della rinascita, sottolineeremo con il nostro intervento, saranno solo ottoni e percussioni, sottolineeremo, diciamo, la luce, diciamo, la ritrovata gloria, diciamo, e quindi segneremo, diciamo, la svolta che il carro fa dopo Porta Felice verso, diciamo, il pacchetto della musica. Questi ragazzi così giovani conoscevano la storia di Santa Rosalia, che cosa pensano di questo evento di Palermo? Ma intanto c'è uno scontro, perché noi rappresentiamo tutti i territori della Sicilia. Le orchestre sono, diciamo, composte, solamente le orchestre hanno 180 ragazzi insieme. I cori sono attorno ai 90-95. Però mentre il coro, diciamo, la cantoria, diciamo, appartengono a Palermo. Le orchestre hanno anime diverse, quindi ci sono i catanesi che difendevano Sant'Agata, i messinesi che la Madonna della Lettera, diciamo, quindi, però poi alla fine, diciamo, si sono riuniti tutti insieme, diciamo, per questo evento, perché hanno capito che questo è un evento veramente importante sia per il nostro teatro, ma soprattutto per la città di Palermo.